ragazzi e benvenuti nella video recensione del B&B L'Antica Torre di Sonnino. Sì, video recensione di questa struttura alberghiera che inizia in maniera un po' diversa dal solito. Perché? Perché in questo caso è particolarmente importante contestualizzare il tipo di struttura e dove ci troviamo. Ci troviamo infatti a Sonnino, in provincia di Latina. Sonnino è un borgo medievale incastonato nelle colline. Ed è proprio particolare il posto. E potevo dunque in un luogo del genere non alloggiare in una struttura, diciamo, particolare, che offre un'esperienza abbastanza unica? Beh, ovvio che no. Dunque, prima di raccontarvi della struttura, vi porto un po' in giro a farvi vedere Sonnino, o meglio, la parte principale di Sonnino, poiché a piedi verrebbe un video troppo lungo e troppo faticoso per le mie gambe post prove libere del GP7 di Latina. Adesso avete capito perché è necessario contestualizzare questa struttura, perché indubbiamente non si trova in centro città, non si trova in una località moltissimo turistica e turistica, ma non moltissimo. Dunque quel valore aggiunto è più che altro il luogo in cui si trova. E a proposito di luogo in cui si trova, vi racconto un attimino la storia di questa struttura. Questa è un'antica torre medievale che è stata riadattata a B&B. Qui dentro ci sono tre camere, tra cui quella in cui sono io era la torretta di avvistamento, quella che si vede proprio dalla strada giù, come vi ho fatto vedere prima. E adesso vi riporto con me, quindi nuovamente visuale in prima persona, e vi farò vedere questa struttura, iniziando questa volta dalla camera. Perché inizieremo dalla camera? Beh, lo capirete presto, molto presto. Diciamo che l'interno di questa struttura e il paese hanno un qualcosa in comune, e ve l'anticipo, sono i saliscendi. E questa è la mia camera in questo albergo. Sì, è probabilmente la camera più piccola in cui sia mai stato. Come potete vedere, questa ha proprio la forma di una torretta di avvistamento, e questo era. È essenziale, molto essenziale, non c'è tantissimo, ma nella sua essenzialità è funzionale, proprio perché non avendo cose di troppo, non è pacchiana, non ha cose sbagliate nel posto sbagliato. Insomma, è una camera che per le dimensioni che ha, secondo me, è fatta molto bene. Iniziamo e andiamo però con ordine. Questa è la porta, ve la farò vedere anche dall'esterno, e qui invece ci troviamo un armadio che ha due aree, quest'area qui e poi quell'area un po' più in alto, spero si stia vedendo. L'armadio è ampio il giusto, grucce lì su, nel secondo scompartimento ci sono delle coperte e nulla più. Qui troviamo invece la sedia dove io ci sto riponendo tutte le mie cose, un TV Samsung, mi sembra abbastanza nuovo, funzionale, letto che è un po' corto, nel senso che io non sono altissimo, sono alto 1,66, eppure con i piedi ci tocco. Non è fastidioso, ci tocco se mi abbasso poco, mi è capitato durante la notte, non fastidiosissimo, ma di certo un letto non molto ampio. Qui troviamo una sorta di deumidificatore che la proprietaria mi ha detto essere inutile. Illuminazione della camera che è data da
quel lampadario lassù che però si attiva mediante un pulsante che sta fuori dalla porta. Questa cosa è un po' poco funzionale, poteva essere inserito senza troppi problemi un interruttore all'interno della camera. Poi abbiamo questa sorta di vecchio candelabro riadattato con lampade moderne che si attiva dal pulsante che c'è lì dietro. Come vi ho detto prima, lo spazio non è moltissimo, dunque le uniche due prese che abbiamo sono questa qui, qui, quella lì che ho utilizzato perché c'è l'appoggio, quindi ci ho messo su la mia solita base per la ricarica wireless, ci ho caricato anche la Insta360. Qui troviamo invece un ventilatore, non ne ho avuto di bisogno, anzi in piena notte c'era anche un po' di freddini. E qui abbiamo una finestra che vi faccio vedere da esattamente sulla visuale che vi ho fatto vedere poco fa da giù. C'è la zanzariera anche se non in ottimo stato. E sì raga, se ve lo state chiedendo, sono da solo in struttura. Questo è il pulsante che serve ad accendere e spegnere la luce principale che c'è all'interno. Poi tutta la struttura, essendo una struttura medievale, configura in questo modo. Qui vedete c'è qualche rimasuglio di medievale. Qui su c'è un'altra camera che non ha senso farvi vedere perché è una rampa di scale che dà sulla porta. Qui l'altra camera, mentre qui c'è il mio bagno esclusivo, quindi il bagno non è in camera ma è esterno. Ve lo dico, l'odore qui è molto da casa della nonna, ma come vedete un po' la concezione di tutta la struttura è quella. Funziona sni, ne parliamo appena alle conclusioni. Questo invece è il bagno che ha due luci, una si attiva da qui ed è quella lì e un'altra che si attiva da qui, che è decisamente più luminosa. Allora, com'è il bagno? Beh, il bagno lo vedete, ad occhio e croce direi che è addirittura più grande della camera. Tovaglia qui, questa piccola finestrella che dà sul nulla, cioè serve solamente per gli odori. E qui invece abbiamo il lavabo. Lavabo che funziona bene e sembra anche abbastanza moderno, sembra essere stato fatto da poco. L'acqua calda c'è, funziona da Dio. Lo specchio è molto ampio. E qui poi cosa troviamo in questa cassettina in stoffa? Troviamo il phon normale, a me questa cosa piace sempre, direi che è un po' datato a vederlo, però funziona bene. Mi sa di anni 80 talvolta questa struttura e non è una cosa necessariamente negativa. Qui troviamo un po' di cotone, lacca, cestino, bidet funzionale. Qui abbiamo il WC e andiamo poi alla doccia. Doccia che su ha, come vedete, lo scaldabagno. Doccia che funziona davvero molto molto bene. Il set Dado è qualcosa di più di un set di cortesia. Certo, sono prodotti da supermercato, ok? Però preferisco personalmente questi anziché due prodotti in croce o magari proprio assenti. Questa cosa ti fa sentire un po' a casa. L'unica cosa che non mi convince è che di tanto in tanto dagli scarichi risale un po' di puzza. L'ho notato in prima mattinata, in tarda serata, saranno gli scarichi, non ne ho idea, però c'è e ve lo dico. Qui tovaglie. Allora, e qui dobbiamo stare attenti perché qui bisogna stare un po' attentini, soprattutto di prima mattina non è proprio il massimo, né tantomeno dopo una giornata di prove libere sul kart, diciamo che non è proprio una gran cosa. Scalini come vedete molto alti, quindi bisogna fare un po' di attenzione. E questo è l'ingresso. Qui troviamo un piccolo balconcino che ci dà sulla piazza, più o meno è la stessa visuale che ho fatto vedere dalla camera. Questa è la regolazione, come vedete c'è ancora quello che ho mangiato a colazione questa mattina, infatti la proprietaria a quanto pare non è passata e non mi ha nemmeno detto dove buttarla. Cioè non mi ha detto nulla. Ora, se glielo avessi chiesto sicuramente me l'avrebbe detto, però credo che queste cose se non le dici ci devi pensare tu. Non è stato proprio il massimo, ecco. Questa è la colazione che è disponibile: fette biscottate, qualche biscottino, cornetto vuoto, pepite di cioccolato, plum cake al cacao, marmellatine varie. Qui troviamo delle altre fette biscottate e del tè infuso, qualche bicchierino, qualche tazzina. La colazione è inclusa, fai da te,
Diciamo, è una colazione minima. Qui troviamo qualche dedica fatta da qualche cliente, mentre questa è l'area cucina. L'area cucina che c'è, ma non credo si possa utilizzare. Sempre per il solito discorso del non so dove sia la spazzatura. Qui troviamo macchina del caffè, Nespresso, bicchierini e zucchero in bustina che c'è sia lì, sia comunque in bustina di là, non ve l'ho fatto vedere prima. Qui invece c'è il forno tradizionale e qui troviamo un frigo. Frigo che è composto da freezer, dove ci sono lì giù in fondo dei gelati che però io non so da quanto tempo stiano qui. È il frigo in cui ho trovato ben tre bottigliette d'acqua, due frizzanti, a me non piacciono quindi le ho lasciate lì, e una da, se non sbaglio, 1 litro al naturale che ho bevuto. Poi troviamo una serie di altre cose, tra cui bevanda bio di riso, latte, yogurt. Qui troviamo un piccolo bagno, però non credo sia accessibile a me. E last but not least, questo invece è l'ingresso all'esterno. Come vedete qui qualcosina andrebbe un po' sistemata. Qui si vedono tutte le grane dell'adattamento a B&B. È una sorta di anticamera. Qui dietro non so cosa ci sia, non l'ho controllato, ma possiamo guardarlo adesso. Oh, pare una sorta di ripostiglio. Vedete che è una struttura riadattata, secondo me riadattata abbastanza bene. È un'esperienza particolare e adesso traiamo le conclusioni. Dunque, quanto ho pagato per alloggiare qui per 2 notti? Perché so che è quello che vi state chiedendo. In totale ho pagato 72 euro, cioè 36 euro a notte, meno di 40 euro mediante Booking. È un buon prezzo? Secondo me sì. È comunque una struttura particolare e un'esperienza specifica. Quando ho prenotato sapevo dove stavo andando a prenotare, dunque non ho prenotato un albergo 3 stelle normale e poi mi sono trovato in un posto del genere. È un'esperienza particolare e poi peraltro il luogo è vicino a Latina, avendo un po' di tempo si può anche girare il posto. Secondo me ce li vale. Certo, la colazione non è il massimo, ci sono delle cose da andare a migliorare decisamente e le abbiamo viste insieme, però nel complesso per il prezzo non credo sia così male, quantomeno questa è la mia opinione. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Io come sempre vi leggo e vi rispondo e noi ci vediamo al prossimo video che troverete sempre qui sul canale. Iscrivetevi per non perdervelo e spero come sempre che vi sia piaciuta questa video recensione del B&B L'Antica Torre di Sonnino.